sicuramente abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo iniziato alla grande, loro erano in grossa difficoltà, non riuscivano a uscire dalla propria metà campo, quindi poi c'è stato l'episodio che ha un po' cambiato la partita, però sono cose che capitano, sicuramente non ci fosse stato quel gol la partita sarebbe stata diversa. Ma non credo che sia per il blasone della squadra che affronti e sicuramente parlando con l'arbitro ha interpretato male l'azione, quindi cioè, non credo che si sia fatto condizionare dalla squadra, ma è stato un errore di valutazione, secondo me è evidente, però ci sta. Sì, sicuramente per me non è una partita come le altre. Già l'anno scorso ho avuto delle emozioni diverse dal solito, non sono il tipo che si emoziona o che sente la tensione per le partite, ma quando ho affrontato la squadra, la regina, mi ho provato delle emozioni importanti. Ma è un campionato difficile, se non inizi bene poi entri in un tunnel, è difficile uscirne. Poi è una squadra giovane e fatta da calciatori magari importanti, però che hanno bisogno di crescere, quindi non è facile. Molti li conosco bene, ci sono Ceraulo, Sarno, che è un driblomane che mette sempre in difficoltà gli avversari, ci sono Viola, ci sono molti giocatori importanti che possono far bene, quindi cioè, non dobbiamo farci ingannare dalla classifica perché ho visto, li seguo anche spesso, quindi ho visto che fanno delle buone partite, ma magari non sono costanti, però se beccano una partita giusta sono pericolosi. Noi abbiamo il nostro gioco e cerchiamo di imporlo su tutti i campi e contro chiunque. Per ora ci stiamo riuscendo, stiamo ottenendo dei buoni risultati. Ci divertiamo a giocare, questa è una cosa positiva e speriamo di continuare così perché il campionato è ancora lungo, quindi se rallentiamo poi tutto quello fatto finora non è servito a niente. È un gruppo importante fatto da 25 giocatori, quindi abbiamo visto che chi entra fa la differenza, abbiamo visto che chi ha giocato titolare la volta dopo è andato in tribuna, quindi cioè, non è un gruppo ristretto, ma un gruppo importante fatto da davvero 24 giocatori, perché chi entra fa sempre bene, chi gioca dopo non aver giocato partite precedenti fa sempre bene.